Buongiorno agli amici di Ant, siamo qui dal centro femminile di San Vito del Tronto, un buongiorno al carissimo Francesco Balloni, direttore della CNA, quindi stavolta si è mosso lui, perché tante volte stavamo da lui, adesso vado a trovarci. Allora Francesco, innanzitutto grazie per la visita e anche perché ti rubiamo proprio qualche ora prima della conferenza stampa che Tempera ci ha già inviato per quanto riguarda quello che fare oggi ad Ascoli, però diciamo è un momento un po' particolare perché mi dicevi si passa dall'estate agli eventi invernali senza che insomma se uno se ne accorga. Sì, vabbè, sempre che mettiamo al centro quello che può essere un po' l'interesse dell'impresa, anche esatto, in virtù di quello esatto, che sono esatto, le peculiarità del momento. Oggi promuoviamo con particolare enfasi un bando che in realtà aspettiamo da un po' di tempo e sembrerebbe che finalmente ci siamo. Abbiamo anche chiesto alcuni accorgimenti alla regione per quanto riguarda alcune tipologie di investimenti, però siamo particolarmente felici di dare questa notizia e propositivi anche sul servizio, perché riguarderà proprio i bandi per investimenti dei comuni del cratere, e ricordo i comuni del cratere ad Ascoli su 33 riguardano quindi 21 comuni, quindi sì, diciamo quasi esatto, tutta la esatto, provincia, però concernenti investimenti a partire da 20.000 euro, quindi riguarda nello specifico aziende che rappresentiamo e per il riavvio dell'attività, e sostanzialmente questa è proprio l'elemento che cercheremo di promuovere da qui in avanti per dare anche le giuste misure, le giuste opportunità per le aziende, proprio per favorire una ripartenza e una ripresa economica. Ecco, ti chiedo, anche perché ne parlammo poco prima dell'inaugurazione di quella diciamo piccola cittadella che avete creato con tante strutture imprenditoriali che diciamo è un palliativo almeno per quelle aziende che sono rimaste un attimino in stand-by, cioè non è nulla, però intanto si può ripartire. Come sta andando? Sì, diciamo quello è un po' un fiore all'occhiello, perché intanto aver reinserito in un contesto come Arquata del Tronto quella struttura della cittadella che coinvolge molte imprese, intanto inizia sempre più ad essere un punto di riferimento, esatto, per i cittadini, per le persone che passano lungo la Salaria, per diverse situazioni che comunque iniziano ad avere la loro riconoscibilità e riconducibilità. Stiamo facendo anche molto altro per altre imprese che stanno cercando di, con il decreto della delocalizzazione, hanno così riavviato l'attività. E oggi poter dire a queste imprese, guardate, avete l'opportunità di, che ne so, penso al fatto di cambiare un pangone piuttosto che fare un investimento su un software o sviluppare magari qualche componente nella ricerca per delle attività che riguardano appunto questi comuni, è di buon auspicio. Correlato al fatto che vi sono dei numeri anche dettati dal Trend Imprese Camera di Commercio che pensavamo molto peggio, sinceramente, esatto. In quanto ci sono imprese che tra il rapporto tra iscrizioni e cessazioni, sorprendentemente abbiamo un saldo positivo nell'anno 2019. Questo è, da una parte, ha sempre visto con le dovute attenzioni, perché chi effettivamente è senza lavoro ha aperto le partite IVA per esatto. Però c'è stato di mezzo anche una volitività, una creatività, certo, nel Piceno, certo, e questo va enfatizzato e va detto anche a discapito di altri territori della regione, quindi comunque prendiamo di buon occhio questo aspetto e cerchiamo di favorire quelle che sono poi le strade e i percorsi che devono fare le imprese. Ecco, un'altra cosa che ti chiedo, anche perché in virtù di quello che è stato fatto da parte della famiglia Della Valle a livello imprenditoriale, che ha creato un po' questa struttura per cercare di assumere persone senza lavoro, ma anche per ridare un po' un verso a questa zona che è stata veramente bersagliata da quella che è stato un po' terremoto e quant'altro. Però ecco, non c'è stato l'esempio della Valle preso anche da altri per cercare, sì, vabbè, gli enti come voi, come altri, spesso cercano di aiutare chi è che ha delle produttività per cercare insomma di almeno dare quella vivibilità per proseguire quello che è il suo percorso di vita. Però ecco, l'esempio della Valle è stato preso poco, mi pare, da nessuno. Beh, al momento sì, io su questo ci terrei a dire che non è mai tardi, perché purtroppo
il disagio creato dal sisma ce lo porteremo avanti per diversi anni. E quindi qualsiasi investimento, qualsiasi operazione tipo la nostra, senza peccare di presunzione, perché comunque qualsiasi situazione anche di raccordo per degli investitori verso questi territori sono prese di buon occhio, perché vanno di un rilancio di un territorio complessivo e anche di una promozione turistica importante, perché noi sappiamo che oggi per questi territori vivere di turismo è importantissimo, direi quasi vitale, e quindi ricreare un po' quell'attenzione, un po' quelle anche peculiarità che hanno questi territori è fondamentale. Francesco, io ti ringrazio della visita, spero di contraccambiare la tua sede, in bocca al lupo per la conferenza stampa, e poi cerchiamo di risentirci, anche perché mi stavi dicendo per andare in onda che hai delle chicche che stai preparando insieme ai tuoi collaboratori per Natale. Abbiamo un paio di eventi, quindi abbiamo modo di risentirci. Grazie Francesco, grazie a te.